Inizia un altro crank war. Yo, buongiorno da Dubai, sono le 9.02 di mattina. E queste sono le facce di due persone che non hanno assolutamente dormito tutta la notte. Tutta la notte. Sì, anche questa volta siamo a Dubai, direzione Nuova Zelanda, 40 ore di viaggio tra aeroporti, pullman e valigie pesantissime, ma soprattutto un sacco di pensieri per la testa. Ce la farò? Sono pronto. Ho un'altra occasione, non devo sprecare. Bla bla bla. Le abbiamo già sentite tutte queste storie, Toto. Buongiorno ragazzi, siamo al Crank Works Rotorua, ultima tappa del campionato del mondo di slopestyle mountain bike, la competizione più prestigiosa al mondo dove tutti gli atleti si sfideranno per portarsi a casa il titolo di campione del mondo. Sì dai, e magari anche un paio di noccioline, Raga, qui in palio ci sono ben $50,000 di montepremi. E se vinci il campionato, altri $25,000. E se vinci il triple crown, diventi ricco sfondato. Bla bla bla. Sì, ma se parlo così sembra sempre che sono io later. Ma effettivamente non vi ho mai spiegato cos'è il Crankworx e come funziona. The 360 windshield wiper. Chiaramente stiamo parlando di mountain bike e come la MotoGP parliamo di un tour che si sposta nel mondo e porta competizioni di tutte le discipline gravity. Pump track, dual slalom, speed and style, downhill e slopestyle vanno a determinare il re e la regina del crank. Ma focalizziamoci sullo slopestyle. Sfida di trick, ogni atleta ha due run, solo la migliore conta e si vincono soldi. Tanti? 1700.000. Nah, solo scena. Toto, ma posso iscrivermi al Crank Wars? No, per partecipare devi essere invitato, cioè essere nei primi 14 atleti del campionato del mondo. Quando vieni invitato, Crank Wars paga solo l'hotel durante la settimana di trasferta. Tutto il resto, viaggio e cibo, sono cazzi tuoi. Ma no, come faccio a entrare nella classifica per essere invitato? Partecipa ai 20 minori, dove però ci sono gli stessi atleti del Crankworx, e vinci. Semplice, no? No. La cosa più semplice è vincere una wildcard da un evento minore, come ho fatto io nel 2015 e 2018, o come ha fatto quest'anno... Do you know where to bring the gas? Torquato di sta, bring the gas! Lui è Michael Guerrero, in arte Carolo Dirt, rider spagnolo, classe 1997, dalla città di Vigo, ha iniziato a girare in skatepark per poi passare al dirt e fare la prima gara proprio nella sua città nel 2015. Nel 2022, quest'anno, sempre durante questo evento, Omar Eschigno ha vinto e si è beccato la wildcard per il Crankworx Australia. Purtroppo però anche a lui non è andata troppo bene, sbagliando entrambe le run e concludendo dodicesimo. Subito dopo il Crankworx in Australia mi ha confessato che non sarebbe potuto venire al Crankworx qua a Rotorua, proprio perché tutti i soldi che aveva vinto all'Omar Eschigno li aveva spesi per il viaggio in Australia. This year win in Omar Eschigno and Eurobike. Dude, I win money but with this money pay the next flight. Il viaggio in Australia non è andato bene, non ha vinto altri soldi e quindi non aveva budget, non aveva soldi per potersi permettere di venire anche a Rotorua. Nella vita lui non è un atleta professionista, lui lavora, fa il mulettista, quindi sposta i bancali col muletto e capite che fare un viaggio che costa 5.000 euro, se non hai certe entrate economiche, ti lascia veramente col culo per terra. I work, I pay my car, pay my life and all money I win is for the events. Quindi mi sono confrontato con un altro rider, Lemoine, sentendo un po' cosa ne pensasse lui e appunto sentendo un po' il parere di altri rider, in 7 rider siamo riusciti a fare colletta e a comprare il biglietto di Carolo per venire al Crankworx di Nuova Zelanda. You send me a message, wow, yeah. You bring the gas, exactly. Hai un po' di gas. Questa cosa è la cosa più bella e umana che ho visto fare in questi anni di Crankworx dai rider. E questo gesto mi ha fatto capire che veramente lo slopestyle è uno sport sano, dove tutti i rider sono accomunati da un singolo valore: la passione per lo sport. Però l'unica domanda che mi rimane in testa è: ma il Crankworx a tutto ciò non ci pensa? And numb this pain. Nothing will last. It's all.
Per... Scusa, non volevo. Scusami. Allora, per 5 anni al Cranco Rotorua il corso è sempre stato lo stesso identico e tutti i rider si sono sempre lamentati che ormai non c'era più inventiva. Nel 2022 hanno rifatto completamente il corso. Si parte da un drop alle mie spalle. Altezza saremo sui 3 metri, diciamo, 4, 3 metri e mezzo di lunghezza, molto corto in realtà per un drop. La cosa difficile quando sono così corti è che quando sono così corti i drop è che si cadrà molto dentro. Positivo c'è che il landing è molto permissivo e questo landing poi dà su una mega hip. Vedi, quando vai in giro a vedere il corso e tiri le secche della vita guardando il corso, poi ti sciacqui le mani nell'acqua pulita. Allahu Akbar! 7 metri di hip con rampa alta 3 metri e mezzo, credo. Non è troppo inclinata la hip in sé, ma comunque avendo la rampa così alta e arrivando dal drop prima a 200 all'ora, il salto sarà grosso. Questo trick jump alle mie spalle è sempre rimasto lo stesso, perché anche 2-3 anni fa, come 5 anni fa, era in questa posizione, era identico. Hanno cambiato però la rampa, mi sembra un pochino più bassa, e non so se è una cosa positiva o negativa, perché mi ricordo che questo salto era proprio bello perché aveva la rampa molto alta e quindi per i double flip era top. E dal fianco sembra che la rampa in cima è molto flat, cioè non spinga tantissimo in alto. Fino a questo punto le tre feature che abbiamo visto del course sono assolutamente trickabili e bangerabili, quindi trick potenti uno dietro l'altro. Invece da qui inizia una sequenza di salti che non sono assolutamente bangerabili, cioè non ci saranno grossi trick, ma è tutta una serie di salti tecnici che metteranno alla prova tutti i rider. La prima, un wall ride. Due opzioni di landing: rampa molto slavata, puoi fare sia wall ride che un secondo landing per fare un transfer unico sul... La seconda, step up to drop, molto alto, circa un metro e mezzo, due metri di step up con opzione boncabile. Tu un piccolo drop di circa forse due metri. È alta quanto un Dani. Terza feature, hitching post, che non hanno ancora finito di costruire. Oh. No, ma la rampa è lì, raga. Landing è un hitch. Com'è? I-hitching. Hitching. Manca una tavola sopra questo tronco tagliato, però ancora non si sa perché non l'hanno finita di costruire. Ma che cazzo! Ultime tre feature. Spina gigantesca, alta 2 metri, permissiva perché almeno gli hanno fatto il landing un pochino raccordato, ma bisognerà atterrare perfetti per questo mega step down. Ha messo anche lo spaventapasseri. Cos'è che c'ha lo spaventapasseri? No, no! Per poi concludere il course con un roller dove almeno ti prepari benissimo senza problemi per l'ultimo salto, dove si vedranno chiaramente i banger dei banger, perché sembra veramente permissivo e fatto apposta per trickare al massimo. E se cadi qua? Morto. Il vero problema di Rotorua fatto a novembre è che qui è inizio primavera, uguale stagione delle piogge, e quindi looks dusty. Dusty, yeah mate. She's... big dust ball here. No, man. Dani, uscito il sole! Andiamo! Hola, chicos! Bienvenidos a Crankworx. Hostia. Hostia, madonna. Bienvenidos al día 2 de entrenamiento. Mucho viento, así que chill. No gas today. No gas. No gas. No gas. Niente raga, io oggi sono salito perché teoricamente è l'unico giorno di sole che abbiamo da qui a domenica. Abbiamo visto le previsioni, danno pioggia praticamente sempre, anche se c'era un botto di vento giù prima. Come avete visto, ho detto provo a salire. Però raga, non so se sentite il rumore degli alberi, ce n'è un botto di vento. Sarà il record di meno giri possibili prima del contest. Huge jump. What do you think? Perfect. Why no riding? Magari qui si gira. Vedi, qua non c'è vento per esempio. 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 In questo momento se dovessi fare questo drop penso che cartellerai qua in mezzo. So, you don't feel the wind?
Che cazzo? So you don't feel the wind on the drop? No. What the fuck, bro? Feels windy when you're going out on the deck, but it's not windy when you go off. Really? Looks really bad from here. Yeah. Henry, che cazzo c'è ridere, oh? How you don't feel the wind? You do. Ah, you feel the wind? I'm feeling the wind. Oh shit, don't tell me that. It's good. Très froid, hein? Oh. Per fortuna, caro Toru, ragazzi, c'è una cosa da fare quando non riesci a girare in bici. Questo è Luge, raga, ed è epico, soprattutto quando lo facevamo anni fa. Una pista che c'era qui che era velocissima e si saltava addirittura con questi rodi. I video che avete appena visto li ho filmati con la Insta360 X3, telecamera 360, che ho già usato al District Ride. Ottima per questa occasione, così anche se Dani mi sorpassa o io lo sorpasso, vediamo lo stesso tutto e non ci perdiamo niente. Eh già, guarda che metodo è merda. E soprattutto osservare il vento. Terzo giorno di prove su corsa, ragazzi. Le prove stanno andando molto bene. Io vorrei dire, cioè anzi non vorrei dire un cazzo perché non c'è niente da dire. Prove completamente cancellate. Oggi è venerdì, il contest è domenica. Ho provato solo il primo drop e il primo salto dritti una volta. Raga, i contest sono anche questi: andare dall'altra parte del mondo, viaggiare 2 giorni, 48 ore per arrivare in Nuova Zelanda e non riuscire a salire nemmeno un secondo ancora in bici. Per fortuna che il Prize Money almeno ripaga tutto quello che facciamo. Carolo, ho pagato il viaggio. No, non volevo. Merda. 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 Samir, ci sono gli operai, andiamo a lavorare. Alla fine ha piovuto un botto anche stanotte. E stamattina ha smesso, adesso è uscito il sole, che è anche bello caldo. Quindi in realtà se tiene sto sole si asciuga. Cazzo. Ma ti hai pagato il biglietto, scusa? Mi ricordo, no, ricordamelo. Niente, raga, corso aperto, bagnato, ma si gira, bisogna darci dentro. Like communist, no, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man, they think you got the gist. Il corso non è male, perlomeno i salti non sono tirati di velocità. Il problema è che abbiamo poche prove. Dobbiamo fare tutto, subito, senza abituarsi a niente. Bene, almeno abbiamo provato. Ho sbagliato a spingere in rampa. Gomma scoppied. Devo rifarlo. Go your tulips in a twist. Can I boss like communist? No,
crash like communists. No, I can never ever get back all the things I missed. But on that Monday, think you got the gist. Weird tulips in a twist. Hang out boss like communists. No, I can never ever get back all the things I missed. On that Monday, think you got the gist. Devo dire che è stata parecchio stancante la session di oggi, perché sendare tutti i trick in così poco tempo, cioè hai nervi a fior di pelle per 4-5 ore, sei lì in tensione di mandare tutto, cioè ti stanca tantissimo fisicamente e mentalmente. Che poi col livello di oggi di riding, cioè non è che c'è tanto da dire, vabbè faccio qualcosina in meno, tanto abbiamo avuto poche prove, vabbè faccio i trick ancora più safe che so fare. No, col cavolo, perché tutti sendano come dei bastardi e quindi se fai qualcosa in meno arrivi ultimo, quindi devi mandare tutti i trick che hai, perché il livello è veramente altissimo. Speriamo di riuscire a portare a casa ste run. Non diciamo niente, va? Non diciamo niente. Abbiamo appena ricevuto appunto la benedizione qua local classica dei Maori. Diciamo che la benedizione non so, è stato divertente perché appena ha detto oggi va bene tutto il contest è una benedizione, si è messo a piovere. Oggi niente distrazioni, stiamo a martellare ancora finché non finiamo completamente il contest. Rimaniamo concentrati e portiamo a casa ste cazzo di due run. Comunque raga, come al solito, da adesso in poi, siccome è un momento di prestazione massima, non voglio essere disturbato da camere, sto utilizzando la Insta360 Go 2, che veramente quest'anno mi ha facilitato, mi ha agevolato un sacco durante i contest, perché non mi ha fatto pensare al peso della camera, non mi ha dato fastidio. Quindi veramente grazie a Insta360 quest'anno per aver supportato tutta la stagione di contest, permettendomi di non avere rotture di palle. Ricordatevi che se volete supportarmi c'è il link della Insta360 Go 2 in descrizione, e utilizzate per comprarla proprio il link che c'è in descrizione. Torquato Testa, he loves Rotorua New Zealand. His best crankworks result came right here on this course in 2017. Raga, i conti sono anche questi, andare dall'altra parte del mondo, viaggiare. Speriamo di riuscire a portare a casa ste run. Niente distrazioni, a martellare ancora. Ce la farò? Sono pronto. Ho un'altra occasione, non devo sprecarla. Dai, era perfetto, eh. Ma mi è scivolato il piede. Cioè, sono caduto perché mi è scivolato il piede quando sono atterrato, eh. Non perché era sbagliato. Cioè, io veramente... qualcosa... è una sfida con me stesso, non col contest. Here we go, run number two for Torquato Testa. Getting that full rotation. Porca puttana, che palle! Absolutely perfect. Opposite! Non riesco, perché? Capite che quando uno ci mette veramente il cuore... Quindi io non mi arrendo. Perché sono testardo. E so che quello che sto facendo è giusto. E tutto il resto, bla bla bla. Sei! Sei! L'ho portato a casa, cazzo! Ce l'ho fatta!
Sono arrivato ottavo alla fine. Non posso essere più contento, non per il posto, ma perché certe volte è molto più importante il risultato mentale, il risultato personale, che il risultato poi che hai a carta, diciamo, scritto. Ho voluto non cambiare il trick che avevo sbagliato nella prima run, perché ormai al giorno d'oggi non puoi dire faccio qualcosa in meno, perché se fai qualcosa in meno vai indietrissimo in classifica. Quindi no, io volevo portare a casa quella run e l'ho portata a casa. Detto ciò, raga, non so se l'anno prossimo sarò dentro con i punti per essere invitato al primo Crankworks. Se ti meriti di essere qua, ci sei, sia che hai punti sia che non hai punti durante l'anno, ci ritorni dentro. Vi dico solo, soprattutto per gli hater, vedete ancora la mia faccina ai contest, ancora un po'. Col rap song, ragazzi, scommetto.